Ragazzi, ormai Milano è diventata Alcatraz. Alcatraz delle multe. Cioè, questa città fondamentalmente è piena zeppa di telecamere per farti un culo grosso così. Vedi, qua tu c'hai, qui c'hai i cartelli e c'hai scritto area B. Tra l'altro qua ci stanno pure nuovi divieti in base a Euro 2, Euro 5, sto cazzo, sto mazzo. Controlla i divieti su questo sito qua. Quello che è successo è che in questi giorni sono venuti a trovarci dei parenti qui a Milano e loro sono venuti in auto e purtroppo sono entrati nella zona B qui a Milano e hanno preso non una, ma due multe. Due multe alla distanza di 2 minuti. Fondamentalmente sono entrati nella zona B. Poi hanno svoltato e sono rientrati, sono usciti dalla zona e sono rientrati di nuovo nella B, per sbaglio, per sbaglio. Ovviamente i parenti non sono di Milano, noi è da poco che ci siamo trasferiti e tutte queste regoline del cazzo che ci sono qua, della zona B, della zona A, della zona sto cazzo, sono regoline di merda, diciamoci la verità. Allora, la multa si paga. Non è che non si paga, perché ovviamente tu prendi una multa, la devi pagare. Hai sbagliato, hai infranto una regola, devi pagare. Quindi non sto dicendo con questo video che non voglio pagare la multa, eh. Non sto dicendo questo. Chi sbaglia paga. Quello che sto dicendo con questo video è che tu, diciamo, cittadino, non abiti neanche nella città di Milano, quindi vieni da fuori, non sai delle regole che ci sono. Non sai delle regole che ci sono, entri due volte in 2 minuti in una zona, le fotocamere ti fanno flash, ti riprendono e boom, devi pagare. Devi pagare con la cifra che è 101 euro. Cioè, ragazzi, 101 euro per essere entrato due volte in una stradina. Fine, 101 euro. Poi due volte di fila in 2 minuti, cioè almeno fammene una e dici e la prossima ogni giorno ne puoi prendere una. Cioè, se uno ci passava 5 o 6 volte, faceva 500 euro. Poi la cazzata italiana, sentite questa. Se tu paghi entro 5 giorni c'hai lo sconto. Ragazzi, neanche al supermercato c'hai lo sconto. Se paghi dopo i 5 giorni paghi questi 101 euro, se no c'hai lo sconto se paghi prima, che sei stato bravo, c'hai 5 giorni e ti facciamo un bel 30%, bravo, 30% di sconto, fenomenale, su una ladrata, 30% di sconto su una ladrata. Anche dalle mie parti in Toscana non è magari l'Alcatraz come qua che ti fanno le foto a sorpresa, ma ci sono più autovelox che semafori in Toscana, cioè ci sono delle strade veramente ogni tot metri c'è un velox che la gente ormai non ce la fa più e hanno iniziato a colorarli, alcuni anche a martellarli. È impressionante. Mentre vi dico una cosa, sono stato in Spagna e in Spagna, dove sono stato io, non c'erano i velox, ma mettevano, diciamo, nella strada dei rialzi. Quindi tu devi o rallenti o la macchina ti vola. O rallenti o la macchina ti vola, ti sfondi la macchina. Quello mi sembra, diciamo, un modo che almeno io guidando là ero obbligato a rallentare, che altrimenti, ragazzi, ti fracassi la macchina. Ma da noi, ve lo dico sinceramente, lo fanno solo per prendersi soldi. Lo fanno solo per far cassa. Questo non risolve il problema dell'inquinamento, non lo risolve. Ma soprattutto Milano, Alcatraz delle multe. Ma allora, ragazzi, mettete delle telecamere per la sicurezza dei cittadini, porca puttana, mettetele, perché qua le telecamere a Milano
servono solo per farti un bel buco di culo così, per farti la multina. Poi vai in centro e trovi il Ferrari, il Lamborghini Cayenne, il Porsche Cayenne, il Lamborghini, vedi della roba impressionante. Questi possono fare quello che vogliano, ormai in centro a Milano è così. Il centro di Milano ormai è dello straniero, è di quello che c'ha il soldo, che c'ha il macchinone, lo parcheggia in terza fila, va bene, non gliene frega niente. Povero cittadino, magari viene a trovare un figlio qua, eccetera, da una città più piccola, che non è magari Alcatraz, che non è l'Alcatraz delle multe come qua, quello lo devi fulminare. Cioè le persone normali, le persone tranquille le devi fulminare. E invece quelli che hanno il soldo e sono potenti in centro fanno che cazzo vogliano, girano col macchinone, inquinano, fanno un rumore acustico che porta via, perché l'ho sentiti ai semafori, fanno gli splendidi, e così è. Io in Germania, a Berlino, c'ho, diciamo, c'è un bollino che, se c'hai una macchina abbastanza moderna, c'hai il bollino verde e puoi andare ovunque, se no di conseguenza ce l'hai gialla e sei più, diciamo, restritto. Ci sono delle restrizioni, ma guardate, non ci sono telecamere come qua. Qua siamo dei maestri. Qua siamo dei maestri quando vogliamo fregare la gente. Siamo dei maestri, perché vi dico, anche a Berlino, cioè solo se passa, diciamo, il cosiddetto vigile e guarda il bollino ti fa la multa, ma altrimenti non ci sta la telecamera con l'intelligenza artificiale quando vogliono, per farti un culo così. Qui ce l'hanno l'intelligenza artificiale solo per farti il culo, per il resto c'è la deficienza artificiale qua. Quello che contesto io è che se tu devi far vivere la gente in un modo, diciamo, peggiore rispetto a prima, perché lo 0,00 inquina di più, mi sembra una grande cazzata. Cioè, comunque, ragazzi, stiamo perdendo la nostra libertà. Cioè, qua noi stiamo perdendo la nostra libertà, è tutto uno stare attenti come ti muovi, non ti puoi più muovere liberamente in città. Cioè, metteteci come il checkpoint Charlie di Berlino, metteteci le sbarre, questa è la zona A, cioè entri solo se c'hai il Porsche e se c'hai il Ferrari, altrimenti non c'entri più. Preferirei così che una telecamera sopra che ti fa la sorpresina, che ti trovi in mezzo alla strada, cosa fai in versione a U quando c'hai questi vialoni dove non puoi fare niente, sei fottuto ormai. Oppure mi scrivi: sei fottuto, vai a vedere il sito web. Ma quale sito web vado a vedere? Sto guidando, sono in auto. E questa roba, ragazzi, l'Alcatraz delle multe, non va bene. Non va bene, deve finire. Deve finire.